Esclusivo. L'autore reale Valentine Law racconta a Express che gli americani si stanno stancando delle lamentele dei Sussex. Il recente Wingington del principe Harry e Meghan Markle ha portato a un calo del sostegno negli Stati Uniti, secondo un autore reale che è appena tornato da un viaggio negli Stati Uniti. Valentine Law. Tornato nel Regno Unito dopo aver promosso il suo nuovo libro sulla famiglia reale, ha detto che le conversazioni sul campo supportano i dati dei sondaggi che indicano che gli americani si stanno stancando della narrativa del Sussex. Ho l'impressione che, essendo stati negli Stati Uniti, abbiano perso un po' di quella popolarità, ha detto a Express.co.uk, descrivendo i loro resoconti della vita nello studio come un Wingington. Lo ha appena pubblicato Courtier. Intrigue, Ambition and the Power Players Behind the House of Windsor, una visione esplosiva del funzionamento interno dell'istituzione reale. Recenti sondaggi confermano le sue osservazioni. 2000 elettori statunitensi idonei sono stati intervistati 6 giorni dopo la pubblicazione del libro di memorie del principe Harry, Spare, che contiene una serie di rivelazioni bomba sulla vita reale. L'indice di favore del duca è sceso di 45 punti da più 3,8 di dicembre a 7 di gennaio. Complessivamente, il 44% degli americani intervistati nel sondaggio di Newsweek ha affermato di ritenere che Harry non avrebbe dovuto rivelare conversazioni familiari private su Spare, rispetto al 26% che ha sostenuto la decisione del principe. Meghan non è andata molto meglio. La duchessa del Sussex è risultata essere notevolmente meno popolare della regina consorte Camilla, anche dopo le critiche di Harry alla sua matrigna nel libro.